Let's go baby, benvenuti a questo nuovo video, in questo caso un live su Black Ops 3. Ebbene, penso che molti di voi che non conoscono il mio canale sono stati attirati qui da questo titolo così esagerato, così grabba views, grabba like. Ma sì, sarà grabba views e sarà grabba like, perché è un qualcosa di veramente utile e vi voglio far vedere proprio in questo video. Comunque in live non mi andavo di registrare un gameplay per parlarci sopra, penso sia molto brutto come cosa e poi richiede un pochino più di fatica vincere tutti contro tutti, parlare con voi e parlare di cose tecniche di Call of Duty. In questo caso ragazzi, quello di cui voglio parlarvi è del mirino boa, come avete visto dal titolo, come vedete che sto utilizzando in questo video. Il mirino boa è un mirino che apparentemente fino a qualche tempo fa era inutile, non serviva apparentemente proprio a niente e l'unica cosa che faceva era solamente avere la velocità con cui si mirava più lenta rispetto a tutti gli altri mirini o non avere un mirino, quindi una cosa molto inutile a mio parere. Allora, ma cosa è successo? Con l'ultima patch che c'è stata recentemente sono stati apportati dei cambiamenti a questo mirino, rendendolo sicuramente forse una delle migliori scelte attualmente. Voi direte, ma perché una delle migliori scelte? Come può un mirino che prima faceva così schifo ora essere una delle migliori scelte su, oh mio Dio muori, una delle migliori scelte tra tutti i mirini disponibili, come l'Ole che mi consente di vedere meglio, il Reflex proprio old school e così via. Bene, ora vi spiegherò proprio nel dettaglio. Per prima cosa vi devo spiegare una meccanica di Call of Duty che alcuni di voi avranno sentito in alcuni miei video. Ci sta una differenza, ci sono due sistemi o modalità di rinculo, se così si può dire. Esiste il rinculo, quello che conoscete tutti, cioè la capacità dell'arma di alzarsi ad ogni colpo, e poi esiste una cosa chiamata center speed, cioè la velocità con cui la vostra arma recupera dopo il rinculo per tornare al centro dello schermo. Le armi ovviamente con più rinculo hanno un center speed ovviamente più basso, quelle ovviamente con poco rinculo hanno un center speed ovviamente più alto, e sono quelle più precise. Però quello che dovete pensare è che esiste questo accessorio, cioè il boa, che dopo l'ultimo aggiornamento è stato lanciato, come si può dire. Ah, e che cosa vuoi fare? Il boa è stato patchato, è stato buffato, gli è stata aggiunta questa possibilità, cioè di tornare più velocemente al centro dello schermo. Vuol dire di quanto? Bene, del 10%. 10% ragazzi, è una bella cifra per un'arma del genere, per un mirino, perché se contate che il grip, il calcio anteriore, quello che state vedendo qui, che sto utilizzando, aumenta solo del 7% più o meno, quindi moltiplicate per 0,75, diminuisce il rinculo solo del 0,75 per 0,75 o 7%, aggiungere il boa vuol dire aumentare esponenzialmente, in questo caso, il controllo del rinculo con qualsiasi arma, e specialmente con un'arma come può essere un Manowar, un M8, che vi consentirà di mandare tutti i colpi precisamente dritti dove state sparando. Quindi è veramente forte, è veramente utile, io ve lo consiglio, se potete provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate, perché specialmente la combinazione calcio, oh mio Dio, la combinazione calcio più boa è incredibile. Il mirino è comunque un pochino più lento del ovviamente dell'olio o del reflex a mirare, non è la stessa velocità, ma questa è una cosa anche normale, perché come vedete è un mirino che dà continuità, cioè vi consente di avere il reticolo rosso o blu a seconda che state mirando un compagno nemico, che a volte può essere utile nell'individuazione di determinati nemici. Io, se vi devo dire la mia, non me l'aspettavo e ora sono rimasto abbastanza scioccato, perché mi consente di mandare tutti i colpi precisamente dritti al petto e quindi massimo due raffiche con l'M8, cosa che comunque con canna lunga pure ci vuole, dato che non è così preciso con canna lunga, ovviamente, perché come già vi ho spiegato tante volte, l'M8 ha un modo di rinculare molto particolare. E tu che cosa vuoi fare? Vai via. Maledetto col pompa. Ha un modo di rinculare particolare, quindi con questo, diciamo, questi due accessori dà il suo meglio. Ma non solo il Manowar, il KN, ci sono un sacco di armi che sono veramente, ma veramente forti con questi due accessori. Quindi mi raccomando, smanettateci un po', provatelo pure sugli SMG ragazzi, per chi usa, diciamo, mirini sugli SMG. Io non li uso, mi dà veramente fastidio, però ovviamente c'è chi li usa. Comunque ragazzi, quindi la spiegazione è questa: il boa aumenta del 10% il center speed, che è una cifra a mio parere altissima. Allo stesso tempo il grip vi aumenterà, vi diminuirà in questo caso il rinculo del 7%. Uh-huh.
vi aumenterà il rinculo del... Oh, shite. Shite. Aiuto. Aiuto. Ok, vi aumenterà il rinculo del 7%. Vi diminuirà il rinculo del 7%. Ma ora sta diventando ritardato quando parli e giochi. Comunque ragazzi, non facevo un video su COD da tantissimo tempo. Molti di voi si diranno: ma perché Power non sta giocando più? Cosa sta succedendo, Power? Il tuo amore per COD. Allora, per prima cosa, il mio amore per COD l'hanno un pochino ucciso con Infinity Warfare e con tutte queste scelte. Il fatto che non stanno supportando i tornei in Italia e niente, la community la stanno lasciando un pochino andare. Allo stesso tempo, ci sono tanti bellissimi giochi a cui sto giocando in questo momento, che sono Hearthstone, poi sto giocando ad Overwatch, peccato che è finita la beta, ci stavo giocando, ora sto aspettando ovviamente che ritorna il gioco, il 23 maggio a mezzanotte ci si potrà giocare, saranno riaperti i server, quindi non vedo l'ora di giocarci. In più sto giocando ad Uncharted 4, che è un capolavoro ragazzi. E Call of Duty non lo sto più toccando. Perché? Perché facendo l'analista, perché mi sto per trasferire in Francia e non ho praticamente il tempo di giocare a Call of Duty. Proprio in generale non ho tempo nemmeno di provare a competere, e specialmente perché la partenza per la Francia mi sta occupando tantissimo tempo nella preparazione, in decidere cosa prendere, cosa portare, acquisire nuove cose. Sto cercando anche di acquistare un portatile, devo spendere almeno 1500 euro per il portatile se voglio qualcosa con cui poter streamare, fare video e poter comunque continuare a essere in contatto con voi tramite YouTube, Twitch eccetera eccetera. Quindi è un po' difficile come cosa cercare comunque di trovare tutta questa quantità di soldi in pochissimo tempo, perché partirò in meno di un mese. Ci sto provando, è difficile. Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi abbia aiutato questi diciamo consigli, questi avvisi, come li volete chiamare, queste specifiche tecniche del mirino boa e di come poterlo usare al meglio sulle armi, cosa fa se ci unite il calcio e al diciamo al mirino boa per aumentare il rinculo. Spero vi sia piaciuto questo video, ci sentiamo baby, ci sentiamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto questo video live registrato così, è molto difficile farli, quindi sono molto contento che riuscite bene, tra l'altro alla prima botta, quindi let's go baby.